intanto è la partnership con il Banco Alimentare per il recupero del cibo che viene sprecato. Abbiamo fatto un giro qualche giorno fa alla chiusura dei ristoranti e c'erano molte buste di immondizia con cibo e rifiuti comuni. Salato. Proprio un bustone di carote. Le iniziative sono due, una è gestita dalla Caritas e una è gestita invece dal Banco Alimentare. È possibile che ancora non tutto sia a posto. Mi aggiorno e cercherò anche di dare dei dati che non siano troppo generici per cercare di spiegare cosa stiamo facendo e dove arriveremo. Non ho numeri, devo... Però non doveva essere una cosa più puntuale. No, ma lo è, non ho solamente io numeri e informazioni logiche. Noi abbiamo un problema, un vincolo più che un problema, che è legato al fatto che ogni mezzo che entra nel sito, ogni persona deve passare sotto un archetto, ogni mezzo deve essere radiogenato. Il sistema radiogeno è, come sapete, in fiera e non può funzionare di giorno per un problema di sicurezza. Ora abbiamo, dopo una partenza che evidentemente dove tende ad essere molto, molto rigido, stiamo discutendo con prefettura e questura, ma insomma c'è una grande apertura, affinché qualche mezzo certificato che svolge funzioni tipo quella che lei ha accennato, cioè prelevare il cibo durante il giorno, possono entrare con un sistema radiogeno manuale in maniera tale appunto che non si perdano le 12 ore. Quindi ci stiamo lavorando, le azioni ci sono, solo le dicevo non so darle una misura di quanto si sta raccogliendo. Sta ancora nella busta, se il pane è buono. Qua siamo al padiglione di Italy. Mozzarella, pane. In merito a quello di cui parlavo prima durante la conferenza stampa sul cibo. Ma non poteva essere quella una priorità a cui pensare già prima di partire? Io so che in 3 giorni la Caritas ha raccolto 1 tonnellata di cibo già trasferita alle mense del territorio. Sicuramente nelle prossime ore, nei prossimi giorni si perfeziona il progetto per la raccolta e la distribuzione di questo materiale. Sinceramente sono perché nel giro di poco tempo si metta a regime questo lavoro, perché è uno veramente dei progetti più interessanti che si può generare da qui, per cui si lavora.